Un bambino di 18 mesi è morto la notte tra martedì e mercoledì durante la corsa in auto verso l'ospedale di Teramo. Secondo quanto si apprende, il bimbo era in auto insieme ai genitori che stavano tornando a casa quando ha improvvisamente iniziato a piangere. La mamma, nel tentativo di calmarlo, ha provato ad avvicinarlo al seno per dargli del latte, ma il bimbo ha perso i sensi improvvisamente. I genitori hanno chiamato immediatamente il 118 e si sono diretti verso l'ospedale, mentre l'auto medica è partita per intercettarli e garantire un soccorso più rapido. Purtroppo il medico del 118 ha notato che per il bimbo non c'era più nulla da fare. Poco dopo si è verificato il decesso, sono in corso le indagini. Probabilmente il piccolo soffriva di una malformazione congenita.